mio. Buongiorno a tutti, benvenuti nella casa comunale, benvenuto soprattutto ai ragazzi che ringrazio per la partecipazione. Sarà un convegno interessante, un convegno messo su da ragazzi che hanno qualche anno in più di voi, quindi tra qualche anno voi vi troverete nella stessa condizione magari ad illustrare ad altri quello che avete imparato nel vostro percorso di vita. Un ringraziamento ai dirigenti scolastici per la partecipazione, per la condivisione e per quello che fanno quotidianamente per la crescita della nostra città. È un ringraziamento finale a coloro che hanno immaginato questo momento, a coloro che hanno intrapreso questo percorso, a coloro che hanno ottenuto, perché è importante anche sottolineare questo, un finanziamento regionale sull'idea di crescita del territorio, sull'idea di coinvolgimento di vari attori rispetto alla crescita della nostra città. Un'idea che ha visto la Regione Puglia condividerla e ha visto altri attori condividere questo percorso. Ecco perché io sono orgoglioso questa mattina che questo momento si tenga all'interno del Palazzo di Città, si tenga alla presenza dei ragazzi della nostra città e si tenga soprattutto grazie all'apporto delle scuole di Cerignola, parlo soprattutto delle scuole superiori. Perché io ritengo la rete fondamentale di tutti i percorsi di crescita di una comunità e devo dare atto che da qualche tempo questo tipo di principio è condiviso da più parti e i risultati cominciano a vedersi. Ecco perché io faccio veramente un bocca al lupo a Matteo Albanese e a Alberto Giurato per il loro percorso e per l'inserimento di quello che è il loro progetto all'interno della nostra città e che io mi auguro veda il coinvolgimento di vari soggetti che poi possano far crescere e far camminare sulle gambe dei cittadini di Cerignola questa idea. Dicevo